Roma, no, penso che, vabbè, è chiaro che parlare di Roma Torino ha senso dopo la partita contro il Villarreal, perché no, con il Villarreal ti giochi buona parte della stagione già all'andata, ma il Torino ha preso 3 gol dal Pescara, cioè ultimamente ha preso un sacco di gol, secondo me la Roma non avrà problemi a battere limitatamente alla partita domenica il Torino. Può essere un po' rognoso l'orario perché giochi alle 6, quindi hai avuto 3 giorni scarsi, quindi 2 per preparare la partita. Però penso che sostanzialmente va a giocare contro un avversario sì, che era a posto, ma quando l'ha incontrato all'andata, perché il Torino si apprestava nella fase, diciamo così, era in fase ascendente, e tu hai toccato il fondo più basso della tua annata calcistica. Su questo penso che siamo un po' tutti d'accordo. Quindi quello è sembrato il Torino essere una grande squadra quel giorno, la Roma essere una squadretta, cosa che il campo ha dimostrato quel giorno, eh. Io non mi rimangio quello che ho detto, mi ricordo perfettamente quello che avevo detto anche quando sono intervenuto qua alla Arena di Lupi, però adesso le cose sono totalmente cambiate. La Roma è una squadra che non prende gol che ha preso, sì, ha preso gol 3 volte a Genova, ma in un contesto di 6 partite dove per 5 volte ne ha preso reti. Il Torino ne ha presi 3 da Pescara e insomma non vinceva se no una partita da un sacco di tempo. Così rimane una squadra temibile perché insomma davanti per essere una squadra come il Torino, Jakovac, Ljajic e Belotti soprattutto, insomma sono giocatori importanti, Baselli, Benassi, insomma, sono tutti calciatori importanti. Dietro fanno un po' ridere, perché insomma gioca Ieti che viene dal Ieti. Beh, Frosinone, insomma, penso che solo contro il Dario Pescara è conosce stato molto dimostrato, bene. no? Contro il Pescara, 3 gol dal Pescara di Onda, insomma. È quello voglio dire, cioè, adesso è inutile perché sentivo anche più volte domenica che dovevo partire, dice, ma il Torino ha staccato la spina, il Torino ha staccato la spina, sbaglio a staccare la spina al Torino perché 5-0, 5-3 mancavano 10 minuti di recupero, no? Certo. Però è che la spina la riattacchi da un momento all'altro quando decidi di attaccarla, perché la puoi buttare un po' più in caciara. Però il Torino rimane il fatto che ha preso 3 gol dal Pescara e la Roma secondo me non deve preoccuparsi, non deve mai sottovalutare la squadra, però penso che la Roma abbia una maturità tale, sia cresciuta in una maniera tale che non abbia problemi domenica a battere Torino. Sì, spero anch'io. Io non sono così sicuro come te. Io ho un po' più paura, insomma, di questo Ah, Torino, beh, il di Torino questo ce di l'ho manco io, però insomma. Mihajlovic. No, no, vabbè, insomma, sono un po' più titubante, forse. Ma Senti, dimmi. Mihajlovic, perché? Che cosa? Cioè, No, vabbè, ex Mihajlovic per Lazio. Che come. cosa vi terrorizza di No, Mihajlovic? Mihajlovic, io intendo come ha cambiato il Torino, come ha cambiato la squadra, e questo è in dubbio, perché se noi vediamo il Torino di Ventura, era un certo tipo di Torino che ti metteva in difficoltà con alcuni mezzi, mentre quello di Mihajlovic, per esempio, è meno difensivo da un certo punto di vista, forse anche meno solido, però davanti propone molto di più rispetto al Torino di Ventura, cioè il Torino di Ventura. Io sinceramente dico la verità, parecchie rimonte che ha subito il Torino, tutto mi fanno pensare meno che a un Mihajlovic così imbarazzito, è vero, per esempio Torino-Milan, la Cioè, stessa appunto. Torino-Juve, quando ha fatto qualcosa per vincere la partita, Mihajlovic ha puntualmente sbagliato le mosse. Cioè, bisogna dire anche questo, No, secondo sì, no, io parlavo solo del Torino come è cambiata come squadra. Tutto qua, che me. sicuramente c'è Diciamo stato un che per buona cambiamento, parte dai. del girone d'andata, ripeto, la squadra di colazione, ma adesso, incontrare adesso il Torino, penso che una volta tanto siamo fortunati ad incontrare una squadra che ha messo un po' a maluccio, secondo me, perché poi conta pure quello.
Sì, sì, sicuramente. Senti, faccio una domanda allora anche a te, come ho fatto a Luca, sul caso Nainggolan. Insomma, il caso ha dato tanto da parlare alla stampa romana e che affrontiamo anche noi solo per oggi, insomma. Qual è il tuo pensiero dietro? Dimmi. Posso fare una domanda io a voi? Certo. Ma si sa chi, che, cioè, chi è stato a consegnare quel filmato? Perché, cioè, tifosi... Pseudo tifosi, ma non sono, secondo me, se sono tifosi della Roma sono cretini. I tifosi che hanno fatto questa cosa. Io dubito che siano tifosi nel vero senso, nel pieno senso. Se sono tifosi della Roma sono cretini, se sono tifosi delle altre squadre sono bastardi perché hanno provato a destabilizzare l'ambiente. Ecco, allora il discorso è questo qua. Siccome non è un mistero, facciamo due casi, no? Proprio come a scuola, caso A, caso B. Caso A, ci può stare che magari ingenuamente o per un errore fatto di gioventù, diciamo così, il tifoso ha fatto il filmato, ha detto ammazza che figo, senti che ha detto, perché a Juve ruba, al derby, a Lazio, qua, là, su, giù e tutto quanto, e quello fa parte del tifoso imbecille, secondo me, che si ribattezza nel tifoso 2.0 della Roma, che ha messo chiaramente, ha destabilizzato l'ambiente, ha fatto in modo che questo si destabilizzasse, perché poi oggi il giocatore, no, con i tatuaggi, un po' che invece fa la vita brava, fa figo, non è più, non c'è più i tempi di prima. Questo io che ho una certa età, nel senso sto più vicino ai 40 che ai 20, te posso dire che non è più il calciatore di prima, prima c'era una certa cioè questi atteggiamenti sarebbero stati anche stigmatizzati, non facevano figo come fa adesso. Quindi il caso A è questo: se è stato un tifoso della Roma è un tifoso cretino, perché a 20 anni tu oggi sostanzialmente sia per la presunzione che hai di prendere in mano la vita, sia perché vuoi dimostrare di più, sia per i gusti che hai, sia per il modo che c'hai anche di riflettere la vita sul calcio, sei un cretino, punto, caso A. Caso B, quello che io invece credo, se fosse stata una manovra, perché si sa che comunque Nainggolan è un tipo di calciatore a cui piace fare un determinato tipo di vita, non mi invento niente, però si vede, si sa, però dico io una cosa, fin quando il giocatore ha un rendimento altissimo, io su questo sono d'accordo con Luca, fin quando il giocatore fa le prestazioni che fa, a me non me ne frega niente, nel senso, se Nainggolan ha un tipo di organismo che gli permette con 3 ore di sonno, tra il sabato e la domenica, con 20 sigarette al giorno, alzando il gomito più di una volta, di fare le prestazioni che fa, a me che ce frega. Cioè, è chiaro che poi dopo, quando si viene a conoscenza di un video del genere, chiaramente la prima cosa che fanno, visto che comunque la stampa sta schierata tutta da una parte, è mandarlo alla redazione di Tutto Sport. Perché più di una volta, e non era ubriaco, Nainggolan si è lasciato scappare qualcosa contro la Juventus a riguardo, perché insomma non vado mai alla Juve, a me non mi piace la Juve come vince. Nainggolan l'ha detto più di una volta, riempiendo il cuore del tifoso romanista, perché chi è che non pensa a queste cose? Dai, su, non è un mistero. No, sì, sì, ma per carità, infatti non è nel merito di quello che dico. Uno lo può dire che a me non mi piace la Juve, no, ma dovremmo essere tutti quanti, ma non ho capito io. Ma bisogna essere tutti quanti come quelli dall'altra parte, oppure come quelli che dicono che non so, Pjanic è il giocatore più forte del mondo, Mokape da Juve, Marchisio è il fuori, ma di che? Cioè, se a me un giocatore, se a me una squadra, e parlo di odio sportivo, non mi piace, io voglio essere libero di poterlo dire. Ah, sicuramente. Che siccome la Juventus è rispettata in tutta Italia, allora se c'è qualcuno che la pensa al contrario, allora hanno ragione quelli che fanno sempre 0-0, quelli che quando la Juve vince in maniera un po' sospetta, vabbè sì, ma tanto perdevamo uguale, perché? Perché c'hanno paura di fare 0-0, sia nelle dichiarazioni, sia in tutte le altre circostanze.
No, mi dispiace, non sono d'accordo. Nainggolan avrà fatto una bravata, ma si sa che comunque lo stile di vita del giocatore è quello, e fin quando va in campo e fa le prestazioni che fa, a me va bene così. È chiaro che dietro a tutto questo c'è una manovra di sciacallaggio contro la Roma, perché io non penso che i giocatori di Serie A facciano parte di un coro di educande che vanno tutti a messa e stanno in convento. Ma Non lo no, penso certo, proprio. c'è una via di mezzo, dai. Ma senza Solo però. che siccome, ecco, siccome è Nainggolan, siccome è qualcuno della Roma, perché quante cose sono dette su De Rossi, su Totti, cioè non è la prima volta, eh. Cioè, almeno io che vivo questa città e vivo questa squadra da un po' più di tempo rispetto a voi, queste cose sono sempre dette. Una volta era Zerbinati, ha preso i cassonetti, poi devo credere che una volta che Zerbinati è andato alla Juventus ha imparato a guidare la macchina tutto insieme. Ma dove stiamo a parlare? Sì, io, guarda, io su Totti e De Rossi erano voci appunto maligne, se vogliamo. Su Nainggolan. Si sono sempre dette queste cose, lo Sì, lasciamo però. perdere adesso Sertotti, De Rossi, una volta era Sì. Cassano, che poi magari sarà Però pure Cassano non vero. è manco falso, cioè, Voglio Cassano non è dire, poi manco magari è falso, pure però. vero, però sì, ma Cassano, perché Cassano quando gioca alla Roma, poi Cassano quando andava dall'altra parte? Niente, se più, ha detto Cassano, io alla Juve non ci vado perché là si fa la vita troppo da sordatini. E allora di che stiamo a parlare? Che devo pensare che Cassano è Appunto però, cambiato una capito che volta che è dire? andato via da Roma? No, semplicemente quando il giocatore è alla Roma, se deve sapere tutto. Quando il giocatore va da un'altra parte, queste cose non escono Sì, mai. però allora, secondo te ti posso chiedere, alla Juventus non fanno queste cose o non si vengono a sapere? Quello che sto dicendo io, le fanno anche peggio, ma non se vengono a sapere. Invece io non sono convinto di questo, per questo te lo chiedevo. Ma Io non guarda, so, comunque io non so così io sono convinto. convinto che i giocatori queste cose le Ma scusa, ma possono. Marchigio che dice Roma ladrona quando canta l'inno Ah, ma no, per de, carità, aspetta, cioè, ma aspetta. di che No, stiamo a no, 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 parlare? no, Noi stiamo aspetta. parlando. Io sto parlando della condotta, non proprio atletica, non delle parole. Oh, sia chiaro. Le parole per me, quelle di Nainggolan, ci stanno, ma te gli rubi in Sì, video, sì. ma che vuoi che te dice? Ma è normale, ma figurati se non lo dicono anche gli altri, ma ci può anche stare se non lo dici in un'intervista, capito? Ma ti rubano un video mentre stai in piena vita, in vita privata. Però io parlavo invece dello stile di vita, capito? Detto io dico qui. Cioè io di quello parlavo, pure su Cassano parlavo di quello. Cassano dice io non vado alla Juve perché là fanno uno stile di vita che è troppo rigido. Sì, Però. no, quello lo dice perché a lui dal punto di vista degli allenamenti, e lo sappiamo perché lo Spalletti 1.0 di 10 anni fa, la prima cosa che ha fatto, ha detto io me la voglio levare da turno Cassano perché sarà bravo quanto vuole, ma lui non si allena. La stessa cosa che ha detto Lottano quando è arrivato qua alla Roma e Gervinho in qualche modo, Spalletti disse io ne voglio due del Gervinho, ma se si allenano, quindi da quel punto di vista Cassano non è voluto andare alla Juve perché dice là se fa la via troppo da soldatini. Alle 8 si va sul campo di allenamento e su questo noi della Juventus abbiamo sempre detto C'è il da bene più imparare. grande possibile, però che a me Appunto. vengano a fare le morali gente come Giuliano o gente incriminata per doping quando la Juventus è stata, no? È stata Ah, questo è un altro ai processi per capitolo. doping. Io non mi sono inventato niente Sì. per due parole che ha detto Nainggolan. A me non mi sta bene, non mi sta No, bene che vengano certo. presi come esempio di vita corretta loro, perché in certi frangenti mi pare che la Juventus sia una squadra sia in Italia che in Europa chiacchierata da questo punto di Ma vista, per e carità, io non mi facevo sto riferimento, riferendo, ma io, scusami. esatto, io facevo riferimento solamente allo stile di vita privata dei calciatori extra campo, se vogliamo. Solo di questo parlavo, su tutto il resto, per carità di Dio, su tutte le Certo. verginelle, che Dio ce ne scampi delle verginelle No, del perché insomma calcio. voglio dire, almeno io ne ho letto ogni cosa che poi magari i social aumentano pure dall'altra parte, perché Giuliano si scusi Nainggolan, ma te che? No, Ma scusa te che? Ma che per carità, vuoi? no, no, ma per Pensa a carità, quello ma che ha fatto lui con la queste Juve, sono non, cioè, puttanate, pensa in quale Juve ha giocato. certo.
Che se non era per quei fatti, caro Giuliano, tu non eri nessuno, eri una bella sega che avrebbe fatto fatica a giocare pure in Serie C. Sì, sì, ma sul chiedere scusa sono idiozie, dai, no, questo sono idiozie, sono d'accordo con te. Senti, Cri, sono le 10:50, io ti saluto, ti do appuntamento a martedì prossimo, ti ringrazio per essere stato. No, 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 no.